sono nato a Napoli, però la mia prima foto di bambino, a un anno e mezzo, non era al mare, ma su un prato di montagna da queste parti, sotto qualche montagna delle Dolomiti. Così mi portavano i miei genitori da bambino lì. Questo è stato l'inizio e poi ho avuto un avviamento verso nei confronti delle montagne grazie sempre a mio padre, che pur essendo lui napoletano, durante la guerra si arruolò nel corpo degli alpini, andò in montagna sul fronte orientale ed è tornato da quell'esperienza infame, maledetta, portando solamente un sentimento di gratitudine nei confronti delle montagne. Quelle gli hanno salvato un pezzetto di quel tempo buttato via. E così questa gratitudine è passata, è stata trasmessa anche a me. E quando mi sono trovato intorno ai miei 30 anni a bazzicare le montagne per il periodo festivo, ho cominciato a scalarle qui, Dolomiti appunto, le Dolomiti. Non si tratta semplicemente del fatto che mi sono capitate così sotto mano, è che sono proprio particolarmente belle, ma la bellezza non è una quinta, non è una scenografia, è una forza di natura. Esiste una forza di natura che produce bellezza. Ma io vengo da un golfo, quello di Napoli, che è il più celebrato per essere strepitosamente attraente, ma quel golfo è stato cesellato, fabbricato, costruito da catastrofi, eruzioni, terremoti. Questa è per noi la bellezza, una forza di natura che spinge dal basso verso l'alto ed è pronta a buttarci gambe all'aria, non è lì per accoglierci, per prenderci sotto braccio, per vezzeggiarci. È una forza estranea a noi e però produce bellezza. Oltre che distruzione, produce anche bellezza. E allora queste montagne contengono questo grano di bellezza che è dovuto dall'energia che la della terra che le ha sollevate. Si sa che la terra, attraverso delle zolle che si sovrappongono, che si urtano, producono delle montagne. Ma questa spiegazione a me non basta, perché questa energia che scaturisce dal fondo della terra e che produce le montagne e produce terremoti e produce eruzioni, produce bellezza. La bellezza è necessaria alla natura. Questo è il mistero che mi riguarda di più.